Siamo qui con Isabella e Letizia al Parco Nord per l'evento ClimateFest. Siamo con appunto Isabella di Resilient Gap. Isabella, che cos'è Resilient Gap? Ciao, allora Resilient Gap è l'associazione socioambientalista del Politecnico di Milano e ci occupiamo appunto di informazione e attivismo principalmente dentro al Politecnico, ma anche con studenti più piccoli o chiunque sia interessato ovviamente. Organizziamo conferenze e altri eventi più interattivi. E perché siete al ClimateFest? Beh, ovviamente perché è la natura proprio della nostra associazione e oggi siamo venuti proprio per interagire con persone che magari sono qua di passaggio e non pensano tutti i giorni a cosa significhi il cambiamento climatico e all'impatto che noi abbiamo ogni giorno su questo argomento. Invece appunto stavate parlando che organizzate eventi per tutta Milano, vuoi raccontarci di più? Sì, per esempio facciamo delle conferenze per studenti del Politecnico oppure abbiamo delle collaborazioni con altre associazioni, ci chiamano anche le scuole perché organizziamo delle simulazioni sulle conferenze del clima, l'abbiamo fatta in diversi istituti superiori e oggi siamo qui per proporre due quiz, uno sui legumi e un altro invece che riguarda temi e fatti d'attualità globali come possiamo vedere e proponiamo anche le nostre guide e un report sul lobbismo energetico che abbiamo scritto di recente, l'ultimo evento che abbiamo organizzato. Ma prima di parlare del quiz, ricordiamo se magari ci sono degli eventi in programma per questi mesi, ci vuoi dire qualcosa? Allora, in questo momento non abbiamo eventi a Milano perché stiamo organizzando una giornata itinerante a Bologna e poi essendo in sessione gli eventi ripartiranno a settembre. Prevalentemente. Ma prima parlavate anche di raccolta rifiuti? Sì, abbiamo organizzato diverse spedizioni pulitive, ovvero delle camminate nei parchi dove raccogliamo appunto rifiuti che spesso sono rifiuti ingombranti e quindi collaboriamo con aziende di pulizia. Perfetto, allora proviamo a fare questo quiz. Ottimo. Allora, prendiamo, peschiamo il bigliettino. Ah no, vuoi questo. Vuoi fare itinerante o fagiolo? Fagiolo. Facciamo fagiolo. Perfetto. Ok, allora sembra prendiamo. Sembra più facile, ma... No? Allora, vediamo. Ci spiegate come funziona? Sì. Allora, qua ci sono dei fun fact, diciamo, su vari legumi. Peschi un fun fact, leggi e cerchi di indovinare quale legume riguarda questa affermazione scritta. Alcune sono molto buffe, alcune sono un po' macabre, però sono non aspettate, ecco. Allora, grazie, se me la fai. Vuoi che legga io? Sì, grazie, vediamo. La loro coltivazione in Europa ha avuto inizio solo dal 2008. Allora, vediamo che cosa abbiamo. Li conoscete tutti questi legumi intanto? Ma se vuoi spiegarci qualcosa okay. In più. Ok, allora, come avevo detto prima, siamo state bullizzate da un nostro superiore, diciamo così, in modo ovviamente amichevole, a fare questo quiz e abbiamo lupini, cicerchie, fave, che tra l'altro queste sono la stessa cosa ma cotte in modo diverso, fave e lupini. Poi abbiamo fagioli bianchi di Spagna, che essendo di Spagna al momento sono indisposti a essere qui presenti. Abbiamo lenticchie, ceci, fagioli dall'occhio, fagioli burlotti, fagioli rossi, fagioli neri e edamame che essendo giapponesi anche loro sono indisposti oggigiorno e infine arachidi. Ma voi promuovete anche la, diciamo, plant-based, un'alimentazione vegetale? Sì, infatti, piccolo spoiler, potrebbe essere una delle domande del quiz itinerante ed è presente in vari capitoli della Guida Galattica per Ecologisti che abbiamo scritto noi. Perfetto. Allora, proviamo a fare questo quiz. Perfetto. Leggiamolo. Allora, la loro coltivazione in Europa ha avuto inizio solo dal 2008. Allora. Quindi eri qua, ti vedi meglio? Hai parlato prima degli edamame, quindi penso siano gli edamame. E la risposta è giusta. Wow. Ottimo. Meravigliosa. Partenza in quarta. Stupendo. Se ne vuoi provare un'altra? Ma sì, dai, proviamolo. A te l'onore di pescare. Wow, pesco io. Questa è grandissima. Allora, questo legume va cotto sempre almeno 20 minuti per neutralizzare una tossina che altrimenti provocherebbe problemi quali nausea e dolori addominali. Allora, sono indecisa sui fagioli e le lenticchie.
Perché da quanto so vanno messe in acqua, giusto? Tenute tutta la notte in acqua, questo è quello che faccio io di solito, quindi deduco sia giusto. Allora, abbiamo la risposta giusta perché vediamo. Non siamo sicure nemmeno noi di queste risposte. Perché lì giustamente ci sono le soluzioni. Questa non si, no, non si può vedere. Non si vede, giusto? Allora, avevi detto tra lenticchie. Tra lenticchie e fagioli. Io direi. Abbiamo tanti tipi di fagioli. In effetti. Quattro tipi di fagiolo. Possiamo. Diamo un indizio. Ti posso dire che hai indovinato l'area, cioè. Parliamo proprio dei fagioli, e di quali in particolare puoi tentare indovinare. A, B, C, D. Forse, diciamo, non sono i più noti, diciamo. Allora deduco non i fagioli bianchi di Spagna, ma... Quali sono? Ora sono... Quelli rossi? No. Oh, esatto! Wow. Stupendo, sta andando benissimo. Fantastico. E invece direi di provare invece questa mappa. Proviamo. Interattiva. Perfetto. Ok. Ci dici questa come funziona? Perfetto, sì, è una specie di gioco dell'oca senza dado. Il dado è la tua mente. Quindi partiamo con la prima domanda e partiamo. Okay, è un onore sempre di prenderla. Sì, sono in ordine, tanto qua si va sul sicuro. E partiamo dalla fine. Partiamo dall'inizio, ottimo. Allora, prima domanda, siamo in Italia, siamo okay. A Milano. Quanti giorni ha piovuto a Milano tra gennaio e aprile 2022? Ora facciamo tipo chi vuole essere milionario. Tra 5 e 10 giorni, tra i 10 e i 15 giorni, tra i 15 e i 20 giorni, tra i 20 e i 25 giorni. Questa la puoi guardare, non c'è la risposta. Sopra. Secondo me la A, perché ha piovuto veramente poco. No, e ci sono stati... C'è stata una grande siccità. Esatto. Ma la risposta giusta è la B, tra i 10 e i 15 giorni. Quindi rimaniamo in Italia, proviamone un'altra. Dai. Ok? Ritentiamo, magari sarà più fortuna. Ritentiamo. Cambiamo settore. Andiamo sui trasporti. Di quanto è cambiata la quantità di auto elettriche e ibride in Italia dal 2020 al 2021? È aumentata di un terzo, è aumentata della metà, è raddoppiata, è triplicata. Allora, per quanto ne so io, ci sono stati problemi per il recupero delle materie che compongono le auto. Perciò mi viene da dire non un aumento così drastico. Ok. Di un terzo. E invece è raddoppiata. No. Sì. Positivo, perché, fa bene all'ambiente. Certo, perché bisogna considerare che è vero, le auto elettriche hanno le batterie che comunque sono fatte di componenti difficili da recuperare, ma anche difficili da smaltire. Esatto. Però il fatto delle auto ibride comunque sta aiutando la transizione. Certo. Anche per distanze medio-lunghe sono più facili da usare che una full electric. Quindi voi promuovete anche l'utilizzo delle auto elettriche dal momento che si parla di green, giusto? Diciamo che principalmente promuoviamo l'utilizzo della bicicletta. Quindi sì, se avete una bici è molto più ecologico spostarsi in bici, specialmente in città, fai attività, quindi fa bene alla salute e spesso nelle ore di punta è anche molto più veloce che usare l'auto o un mezzo pubblico. Esatto, esatto, esatto. E poi ora col bel tempo sicuramente... ti distressi un po', ti godi un attimo il momento per muoverti da casa, al lavoro, a scuola o quel che è. Io direi di provare a fare l'ultimo e poi terminiamo. Perfetto. Va bene? Dirti che l'ultima non è una domanda, bensì una curiosità. Oh. Siamo ancora in Italia, che è la prima tappa del nostro quiz itinerante. Perfetto. Riguarda Napoli e gli albori della raccolta differenziata. Infatti, secondo recenti studi, negli scavi di Pompei risulta che i romani tenessero degli appositi spazi fuori dalle mura per accumulare frammenti di vetro e di ceramica per poi riutilizzarli nelle costruzioni di mura. È vero o falso? No, questo è... Ah, è vero? Bellissima. È una curiosità. Questo è un fatto, sì, sì. Bellissimo. Quindi la raccolta differenziata c'era già, possiamo dire? C'era già, per recuperare frammenti di vetro, per riutilizzarli. E voi cosa pensate della raccolta differenziata? Com'è a Milano? Quanto è avanzata? Allora... Domanda difficile. Domanda difficile perché penso
dipenda un pochino, diciamo, per esempio all'interno del Politecnico si fa la raccolta differenziata, ci sono cestini ovunque, anche se manca sempre quello per l'organico, noi con le bucce di banana non sappiamo mai dove buttarle. E purtroppo Piazza Leonardo, che è la piazza di fronte il Politecnico, diciamo che nonostante venga pulita spesso, ha sempre, per esempio, tappi di bottiglie, bottiglie di vetro, e proprio per questo siamo in collaborazione con Legambiente per organizzare una spedizione pulitiva lì. Ma voi pensate sia un problema comunale, proprio del comune, oppure dei cittadini che lasciano sporcizia? 50-50. Sì. Diciamo che è un argomento abbastanza complesso, perché non solo la raccolta differenziata è abbastanza diversa in quasi tutte le città d'Italia. Certo. Per esempio, io ho fatto la triennale a Torino e adesso sono a Milano a finire l'università, e non solo i colori dei vari sacchi della raccolta sono diversi, però per esempio l'alluminio in alcune città va nel vetro, in alcune città va nella plastica, quindi magari anche uno studente fuori sede che si trova a cambiare città, se trova confuso. Esatto, potrebbe essere confuso. Per esempio a Torino la plastica è gialla, mentre a Torino la plastica è blu, mentre qui a Milano è gialla e la carta è gialla a Torino, quindi è molto difficile. E noi giovani che riusciamo a starci dietro non è un grande problema, però per esempio già per persone più anziane che non sono state abituate fin da piccoli a fare la raccolta, non è così intuitivo magari sapere dove mettere esattamente cosa, specialmente chi, per esempio a mia nonna piace cucinare molto, ma i gusci delle cozze non è ovvio che non vadano per esempio nell'umido. E dove vanno? Vanno nell'indifferenziata. Beh, abbiamo imparato una cosa nuova. Esatto. Non lo sapevo neanche io, onestamente. Infatti domani proponiamo, domani pomeriggio, un laboratorio per bambini in cui faremo una gara di raccolta differenziata. Dove butto questo? E a che ora si terrà? Sempre qua, giusto? Alle 4, dalle 4 in poi, sì. Perfetto, allora siete tutti invitati, mi raccomando, portate i vostri bambini. Allora, da Resilient Gap è tutto, grazie mille. Grazie a voi. Vuoi dire qualcosa? Venite a trovarci e niente, vi proponiamo i nostri quiz. E invece se siete studenti del Politecnico, contattateci o venite a parlarci quando ci trovate in giro per il Poli. Noi vi accogliamo e niente, speriamo magari riuscirete a diventare parte della nostra mega famiglia socio-ambientalista. Grazie mille, è tutto.